That's a lot of guards. They're definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Salve a tutti ragazzi, sempre Pedro Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Steel. Di rubare. Benvenuti in questo nuovissimo video di rubare. Sì, naturalmente. Il secondo video di Thief, no, di Steel. Scusatemi, naturalmente a volte la mia vecchiaia mi può dire ciao. Allora, mentre ti muovi in una direzione qualsiasi, prema sbarra spaziatrice per scattare e passare da una posizione all'altra. E ragazzi, consiglio di premere magari due volte la barra per essere così meglio, più fighi, più ganzi, più wow. Avvicina lentamente la guardia, mette di spalle, chinati per evitare di essere scoperto. Quando sei vicino per sanguinare, tieni premuto E per rubare oggetti, ecco così, tipo. Ronson, vieni. Zitto, mi dice Erin. Zitto, non fare nulla. Che tanto questo se ne va via adesso. Puoi aiutare quello nuovo? Ma naturalmente no. Adesso come facciamo? Naturalmente la seguiamo. Lei ha l'attiglio, il claw, quindi non può, non passa per qui. Naturalmente che è scema. E lei passa per sopra e noi dovremo passare per qui. Vedete che ci dice, premiamo control per chinarci meglio e ridurre al minimo rumori. Per esempio rumori di quest'acqua, che se no sarebbero molto più rumorosi, appunto, e le guardie magari ci scoprono e ci fanno un culo così. Ecco fatto. Allora, raggiungi il contenitore e prendi le frecce d'acqua. Facciamo così, wow, swoosh. E prendiamo, naturalmente, come abbiamo detto, le frecce d'acqua. Premiamo il 6. Le frecce d'acqua sono delle frecce, appunto, che servono per estinguere le fiamme, come vediamo adesso in questo momento. Boom! Vedete? Bellissimo. Correnti d'aria, ma perché non restano accesi? Perfetto. Allora, passiamo, naturalmente, sempre ricordatevi quest'acqua, dato che c'è una guardia qui, una guardia di là. Quindi se davvero non premete control, credo che siete fottuti. Comunque le guardie sentono tutto, quindi dovete stare molto attenti. Perfetto, adesso lo possiamo anche non premere più. Premiamo E, ecco qui, posascenere, prendiamo, noi ne prendiamo tutto, dalle forbici ai posasceneri, eccetera, eccetera. Si spenge sempre, poi accendere un panno intriso di petrolio, vabbè, naturalmente non è che ora sto a leggere tutti i sottotitoli. Ok, allora qui che cosa facciamo? Oh, bellissimo, grande Erin, portiamolo via. Naturalmente lui non si accorge di nulla, perché è naturalmente sparito questo uomo. Cosa facciamo noi? Facciamo così. Neutralizziamolo con Q. Farà meno suono, ragazzi, farà meno rumore se la guardia è ignara. Quindi se già va visto farà rumore il colpo, se non vi ha visto farà meno, naturalmente, rumore. Perfetto, allora trasciniamo il corpo, lo trasciniamo nell'ombra, eccolo qui. What the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. He was a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? It means I don't kill without thought or good reason, and I don't get paid for it. So basically, it's okay when you do it, but not me. I see. I get it. But you know that guard? He's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually long gone. Vediamo Erin, che è una ladra, che non è professionista, possiamo dire, anche perché, no vabbè, potrebbe essere anche potrezionista, potrebbe essere anche professionista, però alla fine è molto, cioè non si preoccupa delle proprie azioni. Innanzitutto qui utilizziamo i nostri bellissimi grimaldello, molto bello il mio pipì, e vediamo un po', tu vuoi? Ah, questo artiglio, beh, allora glielo dobbiamo togliere. Ok, allora prendiamo una bottiglia. Vedete già Erin che fugge. Lei è molto atletica. Cosa facciamo noi? Premiamo, allora, il tasto 0, mi sembra. Sì, eccolo qui. Lanciamo la bottiglia, per esempio di così. Vedete, bellissimo. Noi riprendiamo un'altra magari in caso ci serva. Siamo molto attenti qui. Ripremiamo 0. Vedete che dovete aspettare che si allontana. E poi eccolo qui. Wow, boom. Allora, naturalmente tenete premuto il tastino C, cioè abbassatevi. Non è che dovete tenerlo premuto, comunque abbassatevi, mi raccomando.
Qui dovremmo... Lì c'era una cosa, ma comunque non la prendo, non me ne frega assolutamente nulla. Saliamo di qua, di là, tra l'ero là. Allora, qui è tutto una questione di parkour. No, forse ce la facciamo anche, guardate. No, ci sono troppe guardie e poi non mi interessa di prendere tutto, alla fine ve lo dico sempre. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare di qua. Vedete che se noi lanciamo le bottiglie, apparirà quel segnalino lì nel suo capo. Quindi molto, 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 molto brutto, brutto, brutto. Ok, allora anche lì vedete che ci saranno dei cosi, però non ho voglia di prenderli adesso, non ho voglia assolutamente di prenderli adesso. Questi saranno le grate dove ci potremmo arrampicare con il rampino, perché noi glielo prenderemo ad Erin, naturalmente adesso scoprirete tutto. Allora, scendiamo di qua e riscendiamo di qua nella nebbia, naturalmente. Qui siamo, sì, sempre accovacciati. Stiamo attenti perché questo c'ha la torcia mobile, quindi dove dobbiamo andare noi? Non c'è il segnalino? Ah sì, dobbiamo andare di su. E perché non me l'ha detto prima? Dobbiamo andare di su. Ora come... Ah, merda. Ora come ci arrivo? Non ci posso mica più arrivare adesso, però. No, non credo proprio. Ahia. Ah, qui c'è una scala? No, non è una scala. Oh, dove possiamo andare? No. Mi sa che ho fatto una grande cazzatona. Allora, proviamo a cercare, a trovare un modo... Oh, stiamo attenti qui, stiamo attenti qui. Allora, teniamo sempre la nostra bottiglia, magari ci dovesse servire in qualche modo. Allora, lui ritornerà indietro o passerà avanti? Non lo so, credo che comunque ritornerà indietro. Penso proprio di sì, ecco, appunto. Allora, spengiamo la luce della candela appena arriviamo lì. Oh, merda. Forza, vai via. Ok. Ah, non ci dovrebbero essere altre guardie a parte quello. Spingiamo la luce della candela. Possiamo aprirlo questo, dai, muoviti. Muoviti. Vedete ragazzi che qui ci sono degli armadi, magari se vi vedono come abbiamo visto adesso, potete rifugiarvi. State attenti perché a volte le aprono. Non lo so adesso se le aprono, però diciamo che vediamo un po', insomma, vediamo un po', possiamo uscire, secondo me. Vedete? Ah, perfetto. Porca puttana, dove dobbiamo andare? Di là, l'ho capito, bisogna andare di là. Sì, l'ho capito molto bene, sì. Proviamo a tipo sgraffignare qui, non si sa, qualche cosina. No, non c'è niente, ok, oh, siamo attenti, siamo very careful, attenti, careful. Ok, allora ritorniamo indietro in qualche modo. Stiamo attenti, non ci facciamo vedere. Uop. Ok, stiamo qui. E non ci dovrebbe vedere, oh cazzo, nessuno. No, ho parlato troppo presto, almeno credo. Vediamo un po', aspettiamo che lui si sia dileguato. Innanzitutto avevamo già preso questo baule. No, non avevamo sgraffignato niente in questo baule. Perfetto, adesso sì. Non so ragazzi perché prima ci hanno visto, comunque, non ho capito. Cerchiamo, ecco, di fare così, di ritornare indietro, ragazzi, perché per davvero quella non è la strada giusta. Dovremmo arrivare da un'altra parte, ma non so dove, ragazzi, perché qui è tutto bloccato alla fine, guardate, è tutto bloccato. Cioè, non so se devo ripartire da capo, non lo so, non ho idea. Sinceramente, ve lo posso dire, non ne ho la minima idea. Vediamo un po'. Vediamo un po' se di là, magari... Perfetto, abbiamo miseramente fallito come avete visto. Dobbiamo raggiungere Erin sul tetto. È qui? Dove era prima? Mi sembra di sì. E da dove sbucavamo? Boh, non lo so. Vabbè ragazzi, ah, qui c'è una scala. Che smerda. Non l'avevo mica vista questa scala. Vabbè ragazzi, sarà per la prossima volta. Comunque avete capito come si fa? Lo spero. Dobbiamo arrampicarci in questa corda, ragazzi, le considero fatti naturalmente queste rapine. Cioè, alla fine ho preso tutto. Guardatela, con quanta ferocia. You're worried I might beat you to this thing? A chair, probably. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You can kill faster and make mistakes faster, I get it. You're not in control. That's why I'm better. Deal with it.
È anche una grandissima puttana, però. Allora, vediamo un po' cosa fai senza il tuo artiglio. Vediamo un po'. E lo prendo io, naturalmente. Mi servirà, magari, un giorno. Non si sa quando. Mi servirà, comunque, forse. Vediamo un po' cosa succede. Potrebbe darsi che questa parte la devo cancellare. Quindi, se non la vedete, se sentite solo l'audio, era copyrightata. Infatti, io cercherò di oscurarla, questo video, insomma, con qualcosina. Perché ho paura davvero del copyright. Vedremo un po', vedremo un attimo un po'. I'm guessing that's what we're after. The primal stone. Robes. Robes are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldous, present the keys. Let's burn Northcrest. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Sembla un stragacan. Scherma macana. Come on, let's go down there, this will be fun. No, we're done here, job's over. What? Are you joking? It's too dangerous, and you're not ready yet. You're not a kid anymore, I can do this. I'm going down there with or without you. Cosa sarà successo al nostro Garrett, ragazzi? Avete visto forse un pezzo? Vi siete resi conto che non c'erano i sottotitoli qui? È vero, in questi filmati qui non ci sono i sottotitoli. Non ce ne sono molti nel gioco, quindi, ragazzi, dovrò mettere, insomma, i sottotitoli per quanto possa capire, perché non è che sono un grandissimo in inglese, però... Però adesso ve lo spiego un attimo. Nemmeno qui dovrebbero esserci sottotitoli. Comunque Garrett naturalmente è stato preso. È stato preso pensando che fosse un morto, hey. Pensando che sia un morto. Vedete che queste due persone. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stonemarket. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old watch. Vedete che, ragazzi, probabilmente queste persone sono con noi e ci stanno portando al sicuro. Infatti noi dovremmo essere morti dentro questo carro, in realtà non lo siamo, siamo vivissimi. Vedete che queste persone, c'è anche un morbo. Adesso vi devo dire, però, il gioco... di sicuro vi viene in mente un gioco, no? Molto simile a questo. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. You'll learn that soon enough. All he cares about is progress. You want to see more of these bloody pipes everywhere? You are the boss. That's enough. Do you? That's not food for our bellies. That's not medicine for the sick. You. Don't think you're safe because you've got a job shoveling shit for the rich. The Baron has a noose for every one of us. But change is coming. Orion is going to bring change. The Baron will burn. See, they're scared of the truth. Keep your head down. Do that. Who are you speaking with? Ed ecco che ci hanno portato in salvo, ecco il nostro Garrett in salvo.
Ed eccoci qua. Quindi ragazzi, capitolo 1, quarantena. Vediamo un po' ragazzi, sì, si può salvare la partita, perfetto. Lo facciamo nel prossimo episodio, naturalmente, il capitolo 1, quarantena. Questa era solo un'introduzione divisa in due video. Da Pipero Zorbet, da Pipero Zorbet è tutto ragazzi, ci vediamo. Continuate a seguire la serie perché è davvero epica. Ciao a tutti.